Per le rubriche della provincia T.O. Parliamo di musica, musica che anche in Canavese, nel territorio della provincia di Torino, è un punto di riferimento importante. Negli anni, negli ultimi decenni, tantissimi sono state sia i musicisti che le band che sono nate, cresciute, hanno lasciato un segno importante del loro passaggio, anche se purtroppo nell'ultimo periodo quello che la pandemia ha portato ha indubbiamente finito anche per creare una situazione non facile sia per chi fa musica ma anche per chi ospita i gruppi che quindi ha voglia di dare spazio alla musica. Però torniamo a bomba sulla questione delle sette note per la rubrica appunto di questa settimana. Abbiamo un ospite speciale, Alex Loggia. Ciao, Buonasera Alex. buonasera. Per i pochi, dico sicuramente che non lo conoscono, storica chitarra degli Statuto, ma non solo. Ti abbiamo visto suonare spesso anche sul territorio canavesano. Sei canavesano, nel senso che abiti Abito qui da una ventina da d'anni, quindi 20 anni. sì, ormai Allora, sì. con te, in maniera molto informale, vorremmo fare una chiacchierata. Prima di tutto, raccontando un po' appunto i tuoi excursus. E poi arrivare a bomba a quello che è il periodo attuale, un po' la scena diciamo nazionale, ma anche canavesana, perché prima a telecamere spente si chiacchierava, si diceva di musicisti ce ne sono, di band ce ne sono, diventa difficile però Certo, proporsi. Alex, certo. raccontaci un po' di Vabbè, allora, la storia è lunga. Io sono figlio di mio padre era musicista, anche lui, quindi mi ha, come dire, iniziato alla musica. Io nasco come chitarrista classico. Andavo all'epoca dal maestro Cimma, che era il maestro di conservatorio, e al conservatorio ci andava anche Oscar Gianmarinaro, ci andava Ezio Bosso, compianto Ezio Bosso, e insomma, tutti e tre alla fine ci siamo ritrovati nel gruppo degli Statuto, perché frequentavamo la piazza, da Piazza Statuto, Il movimento di il Moz. movimento Mod, e quindi per dare un'identità musicale al movimento Mod di Torino, insomma, avevamo deciso di formare questo gruppo. Io sono entrato dopo qualche anno, in realtà. E, insomma, quindi adesso sono con i capelli bianchi, quindi è passato tantissimo tempo. Mi ricordo, avevamo 15, 16, 17 anni, insomma, quello era il periodo. E in quell'epoca c'era tante erano le possibilità di suonare, perché c'erano tanti locali che ti davano proprio la possibilità di esprimere. Chi cover, chi già iniziava come noi a fare i pezzi Proprio. propri, noi siamo stati fra i primi a farli in italiano addirittura. Un po' perché volevamo che la gente capisse quello che avevamo da dire, un po' perché il nostro cantante con l'inglese non va tanto d'accordo, parla meglio il francese. E quindi c'erano molti locali che ti davano la possibilità, addirittura c'erano dei festival a livello nazionale che ti davano proprio la possibilità di esprimerti, no? Io mi ricordo il festival, ad esempio, di Arezzo Wave, che Ricordo. era un festival che raccoglieva decine di migliaia di Sì, e persone. tra l'altro artisti che arrivavano da tutto il mondo per Arezzo Artisti che arrivavano da Wave. tutto il mondo, addirittura, pensa che noi all'epoca avevamo fatto l'apertura al gruppo di Mano Ciao, all'epoca di Mano Negra. D'accordo. Era uno dei concerti che ricordo con maggior, come dire, gioia, perché un palco così grosso, prima di artisti così importanti, era stata una cosa fenomenale. Ma non solo quello, c'erano tanti festival anche a Torino, c'era Metropolis, c'era, Certo. insomma, C'era una bella scena, c'era una bella c'erano. scena, c'erano forse meno gruppi, però si aveva la possibilità, insomma, di esprimersi, ovviamente poi andando avanti, poi con gli statuto abbiamo partecipato al Festival di Festival di Sanremo Sanremo, con la insieme canzone con la canzone abbiamo abbiamo vinto vinto il il Festival Festival di di Sanremo, che Sanremo. poi era nata per gioco. In realtà non dovevamo andare al festival. Ci hanno detto: noi durante i giorni del festival vi facciamo fare dei concertini nei locali di Sanremo. In realtà ce l'avevano venduta così, però la EMI puntava ad andare
al festival. Insomma, anche quello comunque è stata una bellissima esperienza perché, come dire, all'epoca il festival era veramente seguito da tantissima gente. Mi ricordo che una delle serate che avevamo fatto noi, che non so se era quella, la prima, tipo c'erano, non vorrei sbagliare, ma tipo 16 milioni di ascoltatori, di spettatori. Quindi insomma, dal giorno alla notte diventavi famoso, no? Nel senso, poi la gente ti fermava per strada. E poi vabbè, abbiamo fatto tutta la nostra storia, insomma Sanremo è stato un po' un trampolino di lancio che ci ha lanciato insomma per mille concerti, no? Abbiamo avuto un'altra situazione bella che ricordo sempre volentieri è quando abbiamo suonato a L'Avana. Suonavamo insieme a quello che definivano, diciamo, quello che poteva essere l'Eros Ramazzotti del tempo cubano. E quindi noi suonavamo prima di lui e davanti a noi c'era la Piazza della Rivoluzione piena, stracolma di gente, quindi anche quello è stato una... Avete suonato prima dei Rolling Stones a Cuba. A Cuba, sì. E, insomma... Belle emozioni. E le emozioni sono state tante con gli Statuto. Poi comunque io a un certo punto mi sono separato da loro perché volevo fare delle cose mie, volevo dare più spazio e volevo iniziare a cantare, no? E ho avuto diverse formazioni, la prima il Santo, poi Mister Tokyo, poi No Brain. E proprio con i No Brain era una formazione che faceva parte proprio qua con altri due, erano due ragazzi, dico ragazzi, ma insomma avevamo già 35-40 anni, e Andrea Caligaris e Luca Simeoni, uno di... dove era di Feletto. E invece squadra. Luca di Ivrea. Con questa band mi ricordo che suonavamo al Link a Cornier e suonavamo praticamente quasi tutte le settimane. Era una band da festa, no? Vi ho visto anche prima. Facevamo un po' di ska, un po' di rock and roll, un po' di cover, un po' di qualcosa di pezzi nostri, così. Ed è stato un periodo molto divertente. All'epoca ancora, come dire, anche qui in Canavese c'era la possibilità di suonare abbastanza, certo. No? Si suonava, c'erano locali, c'erano diversi locali, adesso a memoria non ricordo i nomi, no? Però... Sì, effettivamente c'era una scena non solo a livello proprio di musicisti, ma anche proprio di spazi, certo, dove poter esprimere, dove poter presentare, certo, sia le opere prime come eventualmente quelle che potevano essere, certo, album o dischi di gruppi che avevano già un loro, diciamo, background, certo, un loro passato, come potevate essere appunto voi. Oggi invece, appunto... Oggi diventa più difficile, ovvio. Fra le altre cose, volevo rendere omaggio anche a un altro gruppo, proprio canavesano, nel quale ho militato dopo un po' che ero uscito dall'Istituto, e sono gli Stiliti. Ah, cavolo. Che insieme ai Persiana Jones, comunque, negli anni 90-2000, hanno portato, come dire, la musica proveniente da queste zone molto in alto, sì, nel ovunque, senso che addirittura i Persiana hanno girato tutta l'Europa e comunque sono dei capi, no, come dire, proprio a livello di musica da festa, diciamo. È lo stesso gli Stiliti. Io per un po' di tempo ho militato tra le file. Hai Stiliti. Lasciato un segno anche lì. Ho lasciato un segno anche, ho fatto un paio di dischi con loro. Dicevi oggi ci sono comunque tante realtà di persone che amano suonare, che si riuniscono in gruppi per suonare. Il problema è trovare i posti dove farlo, dove far ascoltare la musica live. Un altro problema, secondo me, grosso è che i ragazzi delle nuove generazioni verso un certo tipo di musica, come dire, forse non la conoscono, sono più propensi magari a un altro tipo di musica, tipo la rap, la trap, certo, ma la musica, diciamo, quella suonata, come la intendiamo io e te, no? Certo. Come quella di una volta dei Murazzi, no? di cui si parlava prima, è più difficile che abbia sbocchi. Però ci sono tante band, anche in canavese, tanti musicisti li conosco. Io sono insegnante di musica. Ci sono tanti ragazzini appassionati alla batteria, al basso, chi vuole cantare, insomma,
o la chitarra, c'è la voglia, perché quando poi imparano, no, che non esiste solo la trap, imparano a conoscere il blues, gli Zeppelin, gli Stones. Da qui il blues, sì, da qui nasce praticamente... No, da lì nasce tutto, no? Perché ovviamente poi il rap è comunque una derivazione della musica nera, soul, no? Da, certo. Quindi tutto poi alla fine, se si va a tirare su, tutto deriva dal blues, no? E quando gli fai conoscere determinate band, no, del passato di derivazione blues, si appassionano, perché ovviamente quando la musica è bella, certo, non puoi fare altro che appassionarti. Il discorso è che oggi come oggi ci sono, la pandemia comunque ha, come dire, prima, ha dato una mazzata di quelle proprio pesantissime, sia agli operatori del settore, nel senso che noi musicisti siamo stati proprio l'ultimissima ruota del carro, cioè non c'era considerazione, non c'è stata considerazione per noi, no? E poi ovviamente i locali, che soprattutto sono locali, sì, che fanno suonare, però fondamentalmente sono o birrerie o pub, certo, o locali in cui si mangia anche, ovviamente con la pandemia, le chiusure obbligatorie, le chiusure di tutto, quindi insomma c'è da dire che un po' forse il fenomeno Måneskin, si dice così, sì, hanno riportato un po' il rock in auge, se vuoi, no? Certo. E quindi ci sono tanti ragazzini che si fanno comprare la chitarra elettrica, che vogliono imparare, vogliono, sono curiosi, no? Questo è importante. Questo è importante, speriamo che, come dire, ci sia una rinascita, no? Se mi permetti, adesso se ne è parlato molto in queste settimane di questo, questo canavese tornato alla ribalta, grazie a due formazioni. Una, giochiamo in casa, perché sì, prima hai parlato di, tu sei il figlio d'arte, ma sei anche papà d'arte, sì, perché gli omini vedono, sì, due terzi. Sì, due terzi degli omini sono figli miei, nel senso Zach e Julian sono, gli omini sono il gruppo che ha partecipato a X Factor nell'ultima, esatto, edizione. Zach e Julian sono miei figli, Mattia Fratucelli è figlio di Alberto Fratucelli, batterista di un sacco di formazioni. Ne parlavamo prima, che per, almeno da 30 anni hanno, certo, portato la musica rock, sì, e blues in canavese, non so. Sì, sì, in giro anche per l'Italia. Certo. E quindi sì, c'è stata questa... Loro e i santi francesi che hanno vinto X Factor hanno aperto una finestra, possiamo dire. Hanno riportato, non so dire, forse riaperto quello che era una porta socchiusa, socchiusa su un, sì, territorio che ha delle grandi potenzialità, perché noi continuiamo a dirlo, il canavese ha sotto diverse forme, che sia lo sport, l'arte, la cultura, la musica, tantissimo da offrire, certo, e loro effettivamente hanno riportato l'attenzione su quello che è stato, prima parlavamo appunto di quelli che sono stati gli stiliti, Persiani, certo, che hanno scritto le pagine importanti della musica non canavesana, italiana e internazionale. Oggi con loro forse c'è la speranza di rivedere di nuovo un canavese, o comunque di dare anche, come dicevo anche prima con i Måneskin, di dare anche la voglia a altri giovani, a altri ragazzi, o qualcuno che per il momento suona nella cantina, sì, di casa o nella propria cameretta, di provare a, sì, uscire. Però, sì, sicuramente sono più stimolati, vedendo che insomma, ci sono dei ragazzini che, proponendo il rock, magari vanno in TV, certo, sfruttano il canale televisivo per far sentire la loro musica. Una cosa bella è stata che, ad esempio, hanno suonato a Torino, all'Hiroshima, forse una delle prime date che hanno fatto, e ho visto tanti ragazzini coetanei loro che dal canavese si sono spostati per andare a seguirli nel concerto di Torino, e ho visto tanti ragazzini proprio sotto il palco con i telefoni, quindi questa cosa lascia ben sperare, no? Nel senso che c'erano anche ovviamente gente della nostra età, perché sai, quella musica che fanno, sì, attira anche noi, no? Da buoni boomer amiamo quel genere di musica. Però la cosa che lascia ben sperare è che come dire, si apra la curiosità
di questi ragazzini, no? che siano stimolati ad andare a curiosare, ah, ma questo pezzo qua da dove arriva, e vadano a cercare. Oggi con internet si può in un attimo avere accesso a quello che noi con i vinili ci mettevamo però anche mesi, sì, no, per se andare. Ci permetti comunque, sempre bello, però il vinile è il vinile. Ah no, vabbè, io ho una collezione sterminata di vinili, adesso che poi li vendono anche in edicola, se fanno queste cose qui, io sono abbonato. E quindi insomma, sì, lascia ben sperare questa cosa. Ti chiedo anche, da musicista, da insegnante di musica, quanto può essere anche importante cercare di riportare, una volta c'era forse un po' più di spazio anche nelle scuole per quello che poteva essere la musica, eccetera, quanto può essere anche importante cercare di portare negli ambienti giovani le sette note in generale, spingere i ragazzi ad avvicinarsi agli strumenti, a uno strumento qualsiasi. Ma ad esempio, a Rivarolo è bello che ci sia comunque la scuola media di indirizzo musicale, e quindi tanti la fanno. Il problema è che tanti poi dopo la terza media abbandonano. Sì, le sette note comunque sono importanti. Sette note o comunque la musica in generale. Io sono dell'idea che nasco come chitarrista classico, quindi ho fatto delle overdose di solfeggio, teoria, armonia, queste cose qua, no? Ma io ero appassionato di quella cosa. A me tipo solfeggiare mi piaceva perché era tipo un mantra. Però capisco che per la maggior parte dei ragazzi è una roba che, se la dai in piccole dosi, bene, se come dire, gli fai ore e ore di teorie di solfeggio, un po' si disinnamorano. E tanti che vengono da me a prendere lezione iniziano voglio suonare gli accordi, no? Poi a un certo punto sono loro stessi che si rendono conto dell'utilità delle note, e quindi preferisco fare il percorso inverso. Una volta anche io iniziavo insegnando la musica, l'arte dei suoni, il rigo musicale, le note, tagli addizionali, queste cose qua, gli riempivo la testa e dopo un po' si addormentavano. Adesso invece vengono, gli insegno Wonderwall. Loro vanno a casa dopo la prima lezione e hanno capito il giro di Wonderwall. Ah, che bella questa canzone qua, no? Dopo un paio di mesi sono loro stessi, ma però cosa sto schiacciando? Che cosa faccio? Lì nasce la curiosità di, come dire, voglio capire quello che faccio, quindi voglio imparare le note, voglio imparare la musica. Quindi questo metodo qua, che da un po' che utilizzo, come dire, dà i suoi risultati. Alex, per quanto riguarda la tua passione, eccetera, ma anche la tua carriera, ci sono delle novità future? O sarai più concentrato a essere da stimolo e a seguire? Ma in realtà io sono, ovviamente sono defilato, ci mancherebbe altro, no? Però, ma sono il produttore degli Omini, li aiuto in tutto e per tutto, sono i miei figli e figli del mio amico, il figlio del mio amico che è ormai un figlio acquisito. E sono concentrato su quello. Adesso sono proprio nel momento in cui hanno bisogno di maggiore attenzione, e quindi lavoro su quello. Progetti futuri ce ne sono, ovviamente. Sto lavorando a quello che sarà il disco dei 40 anni degli Statuto, un disco che registreremo live il 28 di gennaio al CAP 1600 di Torino. Ci sarà questa registrazione live in cui si ripercorrerà un po' quella che è la carriera, quindi tutti i brani storici. In più nel disco ci saranno 4 brani nuovi, inediti, che abbiamo registrato. E quindi sì, c'è anche ovviamente sempre, io con gli Statuto poi sono sempre fatto vai e vieni, no? Come si dice? Siamo sempre rimasti in ottimi rapporti. E un'altra porta sempre aperta, una casa pronta ad accoglierti ogni volta che... E quindi queste sono le cose, diciamo, imminenti. Poi suonare dal vivo... Infatti volevo chiedere. In questo momento, appunto, quando posso, nel senso che non sono dietro agli Omini, certo,
magari se hanno bisogno mi chiamano, vado con gli statuto, oppure magari quando si fa qualche jam session, parlavamo prima di jam session Certo. che si fanno anche qui nel Canavese, no? Però diciamo che la mia attività come cantante, come chitarrista è diminuita molto. Mi piace di più in questo periodo della mia vita stare dall'altra parte, no? Quindi trasferire quella che è stata la mia La tua esperienza. esperienza a dei giovani, ad Ma credo che esempio. sia importante perché effettivamente poi su tante band che diciamo che forse si sono anche non perse per mancanza di volontà, ma forse perché è mancato anche qualcuno che con l'esperienza Sì. gli indirizzasse al momento giusto. Perché adesso diciamo la verità: i Mini, come i Santi Francesi che abbiamo citato prima, sono no, due nomi sulla bocca di tutti, di tanti, perché la televisione, un format come X Factor ha sicuramente aperto, portato nelle case di tantissimi italiani, dei ragazzi bravi, dei musicisti bravi, degli emergenti. Però è un attimo, lo sappiamo benissimo, essere delle meteore, quindi in un attimo Certo. sei sull'altare, un attimo sei nella Sì, folla. soprattutto se non hai chi ti segue, no? Nel senso che comunque il mondo della musica è molto bello, ma è, come dire, Fagocita sì, velocemente. nel senso che ci sono anche proprio tanti, come dire, diciamo, Diciamo personaggi super partes, ecco, definiamoli in questa maniera un diciamola po'. così, quindi insomma bisogna stare molto attenti. Se hai qualcuno che ti segue, che ti dà, che ti indirizza, che ti mette a disposizione quella che è la propria esperienza, è a livello musicale, ma anche proprio a livello di gestione, Certo. no? Dei rapporti con determinate persone, con determinate cose, con management, è meglio, no? Nel senso che e probabilmente i risultati si riescono a raggiungere un po' prima, no? Questo punto ti ringraziamo Ah, Alex per il tempo grazie che ci hai dedicato. Torneremo sicuramente a parlare prossimamente, le prossime settimane di musica canavesana. Alex ce l'ha confermato, il movimento è vivo anche se, diciamo così, c'è un po' di sotto la cenere il fuoco a voi. è Arde. vivo e basta solo spostarlo. E noi come la provincia TO e con la nostra rubrica cercheremo appunto di portare di nuovo anche nelle case dei canavesani e non solo, i gruppi locali perché giustamente hanno bisogno di essere supportati, perché c'è anche tanta buona musica nel nostro territorio. Grazie. Grazie a te.